sta cercando di dissotterrare qualcosa là fuori. Dobbiamo avvicinarci abbastanza per dare un'occhiata a ciò che sta facendo. Ragazzi, è Jeff! Esatto, è proprio lui! Jeff l'assassino è nel nostro giardino, proprio ora! Salve! Polizia! Abbiamo una situazione di emergenza! Jeff l'assassino in persona è in questo momento in casa nostra! Questi poliziotti sono professionisti, guardate, lo stanno circondando, lo stanno circondando! Salve a tutti, ragazzi! Mi chiamo William Bruno, ho delle informazioni interessanti per voi! Guardate, in questo momento Alina sta spalando la neve nel nostro giardino. In realtà non ha mai fatto questo tipo di lavoro e in generale non le piace affatto il lavoro fisico. Ma ora sta cercando di dissotterrare qualcosa là fuori. E sono sicuro che quel qualcosa è davvero sepolto lì sotto, perché l'ho seguita ieri sera. Ha scavato una buca laggiù e ha seppellito una specie di scatola strana. E ora sta cercando di dissotterrarla, a quanto pare. Ecco perché voglio controllare insieme a voi. Dobbiamo avvicinarci abbastanza per dare un'occhiata a ciò che sta dissotterrando. A proposito, ho anche questa fantastica tuta mimetica. In questo modo Alina non saprà mai che sono io. Adesso ve la mostro. Ragazzi, guardate la mia mimetica da albero. No, un po' più a sinistra, così, guardate. Sembro proprio un albero. Quindi Alina sicuramente non mi noterà, perché beh, non c'è niente di strano in un albero. Cosa potrebbe mai fare? Ragazzi, mi è venuta la fantastica idea di fingere di essere un albero vero e proprio. Ok, ora Alina sta ascoltando la musica, quindi ho ancora più possibilità di avvicinarmi. Non sentirei i miei movimenti furtivi, Ragazzi, sono molto vicino, ma purtroppo non riesco ancora a vedere cosa Alina sta cercando di scavare. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto nel blu. Da quanto tempo abbiamo questo albero? Ok. Volare, oh, cantare, oh, volare, oh. Ragazzi, guardate, Alina ha tirato fuori una specie di scatola. Significa che io vi avevo detto la verità. Cantare, oh, nel blu, dipinto nel blu. Ok, cosa c'è in quella scatola? Alina sta ovviamente nascondendo qualcosa. Nessuno lo saprà, quindi così non me lo dimentico. Mi dimentico sempre dov'è. Guardate, sta iniziando a fare una specie di pupazzo di neve. Sembra che voglia segnare il luogo in cui nasconde il suo segreto. Questo segreto deve morire con me. In che senso? Il segreto morirà con lei. Io non voglio che Alina muoia. Nessuno, nemmeno Arshniff lo saprà. Ragazzi, io non so come, ma io e voi dobbiamo comunque capire cosa Alina vuole nasconderci. Va bene, farò un pupazzo di neve più o meno decente. Costruire di nuovo tutto. Hop hop, lei 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 lei, hop lei lei. Ragazzi, c'è Jeff laggiù. Quello è sicuramente Jeff. Jeff l'assassino è nel nostro giardino in questo momento. Accidenti, non posso dire ad Alina che io sono qui. Lei si accorgerebbe che la sto osservando. Dobbiamo distrarre Jeff in qualche modo. Mi è venuta un'idea. Ragazzi, ora dobbiamo scegliere la posizione migliore per la mia manovra. Così potrò neutralizzare Jeff, almeno per un po'. Mi sposto un po' di lato, ok, va bene. Ragazzi, vi lancio questa palla di neve qui. Guardatela, fredda, fredda come il ghiaccio. Sì, Alina è al sicuro ora. Mentre Jeff è distratto, preparo il prossimo trucco per neutralizzare completamente Jeff una volta per tutte. Ora va meglio, è quasi perfetto. Devo conservare questo costume per le prossime occasioni, perché è davvero figo. Ora aspettate qui, 2 secondi, torno subito.
Ok, guardate cosa ho trovato. Cavolo, Jeff è quasi di nuovo con noi. Devo essere sincero, oggi volevo fare uno scherzo ad Alina, ma visto che abbiamo quello che abbiamo, dovrò fare uno scherzo a Jeff. E per fortuna sono pronto. Guardate, non è un normale soffiafoglie. Ho in mano un soffiafoglie a cui è attaccato un rullo per la pittura murale. E al rullo è attaccato un rotolo di carta igienica. Quando lo attaccherò, Jeff sarà ricoperto da questa carta igienica come da una ragnatela. E poi sarà sicuramente neutralizzato. Beh, come minimo sarà sicuramente imbarazzato. Ok, andiamo. Ehi, hey, Jeff, ciao. Non ti aspettavi di incontrarmi, vero? Ecco uno scherzo per te. Diamine, ho finito la carta. Ehi, Jeff, prova a prendermi allora. Dai, seguimi, Jeff. Ragazzi, finora Jeff non è stato completamente neutralizzato, ma io ho sempre un asso nella manica. Guardate, io per Natale ho conservato della schiuma di carnevale nella seconda macchina. Non è una grande festa in questo momento, ma sarà sicuramente utile. E con essa potrò fermare Jeff almeno per un po'. Ecco perché non ho paura di Jeff. Allora Jeff, prendi questo. Forza così. Accidenti, è finito. Ok ragazzi, credo che ora dovrò confessare ad Alina che l'ho osservata tutto questo tempo, per avvertirla che Jeff l'assassino si aggira nel nostro giardino. Alina, ascolta, io... Cosa? Più forte? Togliti le cuffie. Senti, il fatto è che io ti ho seguito. Cosa? Perché mi stavi seguendo? Mettila via questa, non ha importanza. Siete solo tu e la scatola che stavi cercando di nascondermi. Ero davvero curioso. Sotto la mia scatola, ragazzi. Cosa volete da me? Perché mi stai seguendo? Jeff, l'assassino è proprio dietro di noi. E questa è l'unica cosa che dovrebbe interessarci in questo momento. Ascolta, ci penso io. Sei sicura che sia il momento giusto per usare quest'arma? Forza, alzati, scappiamo, forza! Andiamo! Il telefono, ragazzi! Scappiamo! Jeff, vai via! Alina, dai, raggiungimi! Guardiamolo dalla finestra! Hai chiuso la porta laggiù? Sì! Ho chiuso tutte le porte qui, così Jeff non entrerà in casa nostra per almeno mezz'ora. Cos'è questa scatola che hai seppellito e poi disotterrato? Cosa stai cercando di nascondermi? Senti, non è il momento giusto per chiedermelo. Non farmi arrabbiare, ti dispiace? Perché mi stavi seguendo? Mi dispiace, Alina, scusami. Hai anche rotto una sedia. Era già rotta prima che io arrivassi. È stato Arinia, era troppo pesante per quella sedia. Non mi dirai niente della scatola, vero? Oh cavolo, non è il momento. Prima dobbiamo cacciare questo tizio. Un giorno io scoprirò cosa ci stai nascondendo. Mi sembra che questo Jeff debba essere tenuto d'occhio molto da vicino. Non voglio che faccia qualcosa di brutto. Riesci a vedere qualcosa? Sono piccola, non vedo niente. Guarda, non riesco a vedere niente da qui. Ma non credo che dovremmo perderlo di vista. Quindi lanciamo il drone e osserviamolo dall'alto. Sembra una buona idea, ha un drone? Io ho sempre un drone con me. È sempre pronto a decollare. È pronto ad alzarsi in qualsiasi momento. Lancia il drone, lanciatelo. Sto decollando. Riesco già a vedere Jeff. Sta camminando nel nostro cortile. Ovviamente sta cercando di entrare, guarda. Perché sta curiosando? E se trovasse la mia scatola? Dimentica la scatola, chiaro? E cosa c'è nella scatola? Lascia perdere, dai, guarda, controlla, sta cercando allora, qualcosa. Ha individuato il drone, guarda, sta cercando di abbatterlo. È come una scimmia. Non c'è problema, non ci riuscirà comunque. Abbiamo un drone potente. Ok, Jeff sta cercando di trovare qualcosa. Perché si sta piegando così? Beh, sta cercando qualcosa. Probabilmente la tua scatola, quella che ci stai nascondendo, Alina. Forse dovresti dargliela. Dagli quello che sta cercando. No, ho promesso a me stessa che sarebbe morta con me. Tu non devi morire affatto. Dobbiamo cacciare questo Jeff dal nostro giardino il prima possibile. Ok, guarda, cosa sta facendo? Oh cavolo. Ragazzi, sta tirando palle di neve proprio contro casa nostra. Ma è matto! Cosa sta... di nuovo! Cosa sta facendo? Di nuovo! Oh, una buona mira. Senti, mi fa arrabbiare. Sai cosa dovremmo fare? Facciamole uno scherzo. Senti, è una buonissima idea. Allora inventati un bello scherzo e fagliela pagare cara. E fai in modo che non entri, almeno finché lo scherzo non è pronto.
lo osserverò con attenzione. Ok ragazzi, il mio compito principale è non perdere di vista Jeff. Ok, penso di potercela fare. Ma sapete qual è la cosa più bella di casa nostra? C'è una sola entrata principale ed è al piano di sotto. E dato che l'ho chiusa a chiave, Jeff non potrà mai accedervi facilmente, a meno che non salti sul balcone. Ma questo richiederebbe un doppio salto, ma non sono sicuro che Jeff sia ancora in grado di farlo. Ragazzi, siete già qui? Beh, ho un'idea geniale. In realtà l'ho presa in prestito un po' da un mio lontano parente che è appena uscito dalla prigione. Pensate, loro fanno scherzi ai loro parenti e amici in questo modo. È così che mettono alla prova la loro lealtà e quant'altro. Avremo bisogno di qualcosa, ragazzi. Ok, ecco, ci serve questa enorme siringa. Non per fare iniezioni e non faremo iniezioni a Jeff. È per lo scherzo e ci servirà anche del nastro adesivo. Come facciamo a fare questo prank? Lo riempiamo d'acqua, mettiamo la siringa così e lo attacchiamo al cassetto. E quando Jeff vedrà questo cassetto aperto vorrà sicuramente chiuderlo, perché Jeff è un tipo davvero ordinato, anche se non diresti mai, visto che i suoi vestiti sono piuttosto sporchi. Siamo stati a casa sua, abbiamo girato questo filmato e a casa sua è pulitissima. Nemmeno il mio appartamento è così pulito. Ah, in ogni modo ragazzi, vorrà comunque chiudere quel cassetto. E quando lo chiuderà, l'acqua della siringa finirà sui suoi pantaloni. Ora lo attacchiamo per bene, poi chiamo William Bruno. Ragazzi, mentre la riempivo d'acqua mi sono ricordata di un fatto. Gli esseri umani sono composti per il 60% d'acqua. E quando un essere umano perde una quantità d'acqua inferiore al 60%, allora inizia a sentirsi molto male, deprimersi e a stare malissimo. Sapete cosa rende Bruno depresso? Quando il numero di spettatori non iscritti al canale supera il 60%. Inoltre diventa molto pigro. Non vuole girare nulla, non gli viene nemmeno un'idea. Questo mi fa arrabbiare, non so come la pensi lui, ma credo che per Bruno il pubblico sia come l'acqua per gli esseri umani. Non può vivere senza di voi. La sua forza vitale dipende dagli iscritti a questo canale. Quindi iscriviti al canale, in modo che il numero di spettatori iscritti al canale raggiunga il 100%. Questo renderà Bruno forte e potente, e allora girerà 10 video al giorno. Ecco, fatto, perfetto, 100 ml, ne tagliamo un pezzo e lo attacchiamo qui. Ecco, fatto ragazzi, il nostro scherzo è pronto e ora devo scappare. Dobbiamo pulire tutto per non lasciare tracce. Oh cavolo ragazzi, il mio drone è quasi morto. Ora ragazzi, farò atterrare questo drone e poi passeremo al nostro piano. Scherzo è pronto, forza! Ottimo, adesso devo far atterrare il mio drone. Ragazzi, nessuno dovrà mai scoprire il mio segreto. Ok, l'ho preso al primo tentativo. Ascolta, perché il mio scherzo funzioni, devi cercare di attirare Jeff proprio in cucina. Tu sei il formaggio della mia trappola per i topi e la trappola per il topi è il mio prank, in cucina. Quindi verrò intrappolato insieme a Jeff. Cosa hai in mente? Beh, facciamolo uno scherzo e poi vediamo cosa succede. Andiamo. Ragazzi, spero che questo non sia l'ultimo video che io giro. Ascolta, nel frattempo va a mettere in atto il mio super piano. Tornerò da te con un secondo piano tra un attimo. Spero che sappia davvero che cosa sta facendo, perché far entrare Jeff in casa nostra è una mossa serissima. Mi fido di Alina, quindi Jeff, ti faccio entrare subito. Ragazzi, ho inventato un nuovo scherzo e l'ho preparato in anticipo, in realtà. Ok, è in questa stanza. Ragazzi, andiamo in questa stanza. Sapevo che Jeff sarebbe tornato da noi prima o poi. È pazzo! Quindi ho uno scherzo che lo aspetta. Per questo avremo bisogno di questa scatola enorme rossa, in modo che Jeff la noti sicuramente. Non appena entrerà in questa stanza noterà sicuramente la sua foto cancellata. E più c'è scritto non per Jeff, nel caso in cui Jeff abbia imparato a leggere. E come un'opzione in più, nel caso in cui sappia leggere, l'unica cosa che conta è che si interessi a questa scatola e la tiri. David, c'è un buco e il buco è per qualcosa che gli cadrà addosso. Che cosa sarà? Ve lo faccio vedere. Qui ci sono dei coriandoli, li metterò tutti nella scatola e quando la tirerà gli caderanno addosso e lui penserà: ah, beh, comunque sarà divertente, dobbiamo solo lasciare
la telecamera qui. Ok, lo mettiamo qui, proprio qui. Ops. Oh, oh. Ora rimettiamolo a posto e speriamo che il mio piano funzioni. Beh, deve funzionare, sono io il cervello qui. Bene, vado a vedere come sta lì Bruno. Ragazzi, Jeff è proprio fuori dalla finestra ed è qui, ovviamente non per fare quattro chiacchiere. Ok, spero che Alina sappia davvero cosa sta facendo. Ehi, hey, Jeff, hey. Ecco, entra. Oh, cavolo. Sì, vieni qui, Jeff, seguimi, Jeff. Questo ti terrà occupato per un po'. Forza, oh diavolo, ecco, seguimi. Oh, cavolo. Qui intorno Alina ha preparato uno scherzo da qualche parte. Ma cavolo, non mi ha mai detto cosa ha preparato. Ah, io credo di saperlo. I parenti di Alina mi hanno sempre fatto scherzi del genere. Hanno degli scherzi tutti loro. Allora, Jeff, sei pronto per passare il controllo? Ha funzionato! Li troverò! Oh, cavolo! Alina, lo scherzo ha funzionato! Lo sapevo, ha funzionato 100 anni fa e funziona anche adesso. È questo che ti ha insegnato la tua bisnonna? E cosa facciamo adesso? È di sotto ed è arrabbiatissimo! Senti, anche se il mio secondo scherzo è pronto, suggerisco di chiamare la polizia e fare un altro paio di scherzi prima che arrivino, così lo arrestino e basta. Senti, ma perché non ci eravamo arrivati prima? La polizia normalmente esiste per questo, per arrestare i criminali. Senti, lo sai che bisogna chiamare la polizia? Sì, certo. Grazie. Salve, polizia! Siamo di fronte a una situazione d'emergenza. Jeff l'assassino in persona in questo momento è a casa nostra. Silenzio. Sì, è al piano sotto di noi in questo momento. Gli stiamo facendo uno scherzo in questo momento e stiamo tenendo duro. Ma abbiamo bisogno davvero del vostro aiuto, così potremo finalmente metterlo in prigione. Sì, usate il mio indirizzo IP per scoprire la nostra posizione. Non voglio dare il nostro indirizzo per evitare che Jeff lo dica agli altri. Va bene, stiamo aspettando. Ascolta, suggerisco di nasconderci per il momento. È meglio il primo piano, quindi muoviti, forza. Hanno detto che saranno qui fra 10 minuti. Arrivano sempre in fretta, dai, su, lo so. Perché mi dici questo? Buono, dai, vai mentre lui non c'è. Oh, cavolo. Ok, andiamocene. Ah, cavolo. Ok. La prendo. La chiamo. Venga. Ragazzi, per fortuna che ho avuto il tempo di nascondermi. Comunque devo andarmene da qui, perché Jeff arriverà da un momento all'altro e mi troverà. Ok, mentre Jeff è distratto, cercherò di uscire da questa stanza. Lentamente, passo alla volta. Scappiamo. Oh mio Dio. È andato. Jeff non è uno stupido. Cos'è quella cosa laggiù? Pietà, togli Jeff. La prendo. Cos'è quello? Cos'è questo? Finita. Mi ha fatto arrabbiare ancora di più. Adesso. Beh, c'è sempre un piano. L'importante è non farsi scoprire. Ok, Alina, nel frigorifero c'era uno scherzetto che io volevo fare a te oggi. Ma è una fortuna che c'è. Per la prima volta in vita mia sono contenta che ci sia Jeff qui. Tutti gli scherzi dedicati a me saranno finalmente fatti a lui. Che bello. Qual è lo scherzo? Mostratemelo. Guarda, ho una bottiglia di ketchup. Quale ketchup? Non mi piace nemmeno il ketchup. Tu volevi farmi uno scherzo con quello? Non è un ketchup come gli altri. Comunque, adesso Jeff arriva in cucina e lo vedrai.
dai, ti assicuro che è uno scherzo da paura. Sono sicura che la polizia sta arrivando. Per questo dobbiamo far uscire Jeff in qualche modo, portarlo nel nostro cortile. E questo lo faremo molto facilmente, con l'aiuto di un drone. Lo faremo decollare dalla strada. Jeff penserà che siamo lì e si metterà ad inseguirlo. Ora dobbiamo solo uscire di qui e distrarre Jeff. Guarda Bruno, sta arrivando. Prendi questo, Jeff. Andiamo, andiamo, Alina, forza, corri. Maledetti burloni. Dove diavolo sono? Credo siano fuori. L'abbiamo preso. E ora correrà fuori e i poliziotti saranno lì a dargli un caloroso benvenuto. Per ora teniamo d'occhio Jeff. Dove diavolo è? Dov'è? Aspetta, cavolo. aspetta, guarda. È fuori, è fuori. Sì? Pensa che siamo davvero là fuori. Vedi il drone. Guarda, ora sta cercando di prenderlo. Quindi ora cercherò di fare una ripresa migliore di lui. Così ci sarà un filmato per la polizia. Ok, avviciniamoci un po'. La cosa importante è che non faccia cadere il nostro drone, perché sarebbe davvero brutto. Forse la polizia è già arrivata, vediamo. In effetti, sembra che ci siano delle luci di polizia e una sirena. Guarda, guarda, una squadra di due persone. Non credo proprio che vinceranno. Guarda, quelli sono poliziotti veri. Stanno venendo a casa nostra. Perché sono in due? Pensano di potercela fare? Sono solo i migliori agenti. Guarda, questi due sono probabilmente i migliori agenti dell'Interpol di tutti i tempi. Guarda, è come un'operazione speciale. Si stanno dando dei segnali. Si usano i gesti. Sono davvero molto bravi nelle operazioni di polizia. Stanno per essere presi. Oh no, sono bravi. Uno si muove come un granchio. Questi poliziotti sono davvero professionisti. Guardate, lo stanno circondando. Lo stanno circondando. Fantastico, è la prima volta che vedo un vero intervento della polizia in vita mia, ragazzi. Guarda, guarda, guarda. Lo stanno circondando, lo stanno arrestando. Sì, urla a terra subito. Wow, gli è caduto il coltello, che furbo. Questi poliziotti sono professionisti. Gli sono caduti gli occhiali, ma non fa niente. Tutti facciamo degli errori. Jeff trema di paura. Mette le mani dietro la schiena, professionista. Sì, lo stanno arrestando in questo momento. Probabilmente gli diranno è il diritto di parlare. Vuoi rimanere in silenzio? Sì, 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 è quello che dicono di solito i poliziotti. Un poliziotto ha preso il coltello di Jeff. Sta prendendo le prove, lo stanno portando via. Bene, guardate, lo stanno portando via. Stanotte Jeff l'assassino passerà finalmente la notte alla stazione di polizia e passerà il resto della sua vita dietro le sbarre. E tu mostrami la scatola. Cosa c'è dentro la scatola? Non ti dirò mai in vita mia, capisci? A meno che gli iscritti non ci mettano 100.000 like. Quindi c'è ancora una possibilità che tu ci dica cosa ci stai nascondendo? È un segreto intimo da donna, un segreto di portata universale. E allora non voglio dirlo a nessuno. Le ragazze hanno sempre dei segreti. Le ciglia, tu stesso sai che se batti le palpebre è tutto finito. E adesso cosa facciamo? Ho un piano. C'è qualcuno che può aiutarci? Cartoon Cat, sei qui? Ancora tu, Bruno. Abbiamo davvero bisogno del tuo aiuto. Mi dispiace di non poterti guardare negli occhi, gatto dei cartoni animati, ma la situazione è eccezionale e abbiamo davvero bisogno del tuo aiuto. Cosa vuoi? Guarda tu stesso. È la scultura! Come hai fatto a ridurti così? Ok, Bruno, cambiamo corpo! Eccomi di nuovo qui, luridi umani! Ah, quindi ora state chiedendo il mio aiuto, eh? Cartoon Cat, per favore aiutaci con questa scultura SCP! Ok, beh, io ti ho già incontrato una volta! Beh, ciao, scultura! Vediamo chi è più forte! Ragazzi, via, andate via da qui! Forza Savic, forza! Forza, più veloce, più veloce, più veloce! Artyom, sbrigati, sbrigati! Ragazzi, avete visto? Bruno si è sacrificato per salvarci in pratica! Cosa è successo al tempo? A quanto pare si tratta di cambiamenti climatici anomali! Andiamo in un posto sicuro, ora siamo qui ad aspettare Bruno! Non so se riuscirà a batterlo o meno! Se non esce entro un minuto, allora usciamo da qui e chiamiamo i soccorsi! Allora, guardami negli occhi! Chi di noi fa più paura? Come sei diventato forte dall'ultima volta che ci siamo incontrati, scultura! Cosa stai guardando? Guardami negli occhi, negli occhi!
così pesante, scultura! Dove sei? Dove sei, scultura? Se l'è sbagliata di nuovo, niente, ci rivedremo ancora. Ho speso tutti i miei poteri per te. Allora, Bruno, sei felice ora? Bruno, Bruno, che ti succede? Bro! Stai bene, non sei più Cartoon Cat. No, i poteri di Cartoon Cat richiedono molta energia, quindi è stato sufficiente solo per pochi minuti. Per quanto riguarda la scultura, credo di averla sistemata. Amico, sei stato bravissimo. Dobbiamo ringraziare Cartoon Cat. Hai trovato il drone? Mentre eravate lì, l'ho trovato qui nei cespugli, era per terra, anche se si è rotto. Dobbiamo raggiungere la macchina per poterlo aggiustare. Saltiamo in macchina e andiamocene da qui. Ragazzi, non ho idea di come abbiamo fatto a uscire da lì. Pensavo che se avessimo incontrato la scultura e l'avessimo guardata negli occhi sarebbe stata la nostra fine. Ma per fortuna Cartoon Cat ci ha aiutato, ci ha salvato la vita in pratica. Amico, la cosa principale è andarsene da qui il prima possibile. Credo che già siamo a 30 km di distanza. Cavolo ragazzi, è un peccato che non sia rimasto nulla da mostrare alle nostre mamme come una scultura SCP. Forse volevi mostrare la scultura vera a tua madre? Guardate qui, quando stavo scappando ho preso questo distintivo con me. Dammelo. Dove hai preso quel souvenir, Artyom? È un distintivo militare. Qui c'è scritto George, unità di sicurezza 4, esercito americano. Dove l'hai preso? C'erano due soldati. Beh, quelli che sono stati uccisi dalla scultura. Ho preso questo distintivo da uno di loro, tanto non gli serve più. Ma tu hai idea di cosa sia questo documento? Ragazzi, le coordinate della loro base sono scritte qui. 557-522, cercale nel navigatore. Sì, Bruno, qui. Inserisci queste cifre nel tuo telefono. Ragazzi, ho inserito queste coordinate, ma non c'è assolutamente nulla sulla mappa. Ragazzi, inserite le coordinate nel navigatore e procediamo a tutta velocità. Se qui non c'è nulla sulla mappa, devono nasconderci qualcosa. Quindi torniamo indietro, ragazzi, e andiamo lì. Ok? Dannazione! Cos'è successo con la macchina? Cos'ha la macchina? Io non capisco. Che succede, Bruno? La macchina si è rotta o qualcosa guarda, del genere? Non lo so, si è fermata all'improvviso. Dannazione! Non possiamo assolutamente andare avanti così. Cosa facciamo adesso, ragazzi? Abbiamo un pulsante rosso nel motore. Ci aspettava una grande avventura, ragazzi. Abbiamo appena appreso le coordinate di una base segreta e siamo pronti ad andarci subito. Ma c'è questo pulsante, ragazzi, proprio nel motore. Beh, è quello. Questo problema si presenta sempre, ma dipende da voi. Proprio adesso andate sotto il video e cliccate sul pulsante rosso iscriviti. Fatelo diventare grigio e poi la nostra auto partirà e ci avvieremo di nuovo. Grazie, ragazzi, è diventato grigio, sì. Ma come fate, ragazzi? Siete davvero incredibili. Vi faccio i miei più grandi complimenti per averci aiutato a iniziare la nostra avventura. Ora con questo pulsante grigio siamo pronti a partire. Andiamo, ragazzi. Dovrebbe essere qui da qualche parte, a giudicare dalle coordinate. Daremo un'occhiata in giro e capiremo cosa fare dopo. Avete visto voi stessi, a giudicare dalle coordinate non c'è nulla qui sulla mappa. Ma come potete vedere, almeno c'è una strada che abbiamo scoperto da soli. Non so se riuscite a vederlo, ma sembra che ci sia un edificio in lontananza. Questo significa... Alina! Cosa ci fai qui? Ero davvero curiosa di sapere cosa stavate facendo, così mi sono nascosta nel bagaglio. Quante volte te l'abbiamo detto? Non ti portiamo con noi a girare video pericolosi! Cosa vuol dire pericoloso? È interessante, avete deciso di tenere per voi le cose più interessanti, non è vero? Quindi per tutto il tempo in cui questa scultura ci ha inseguito, tu eri nel bagagliaio? Quale scultura? Non so di cosa parlate, ma questo posto è accogliente. Va bene, vieni fuori. Nel bagagliaio sicuramente non dovresti stare, ma non è sicuro nemmeno qui con noi. Alina, resta vicino a noi stasera. Ma guarda che pericoloso. Non è pericoloso, è interessante e voglio andare con voi. Ragazzi, io ho un piano. William Bruno, ora andrai da quella parte perlustrando quell'edificio e noi ti osserveremo dall'alto tramite il drone. Ottima idea, credo. Sei un esploratore dopo tutto. Ma siete sicuri che la mia vita corra qualche rischio? Sono sicuro che è più pericoloso se andiamo tutti insieme. Potremmo sparire tutti. Ah, ma va bene sacrificare me, giusto? Porterò con me il walkie-talkie, ok? E non perdetemi di vista.
Oh, guarda come vola! Ecco William Bruno, ragazzi, ci siamo, abbiamo lanciato il drone. Bruno, ti vediamo, come va? Tutto bene? Senti, finora tutto bene, ma non so cosa ci sia in questi edifici. Sto cercando di essere il più furtivo possibile. Riuscite a vedermi? Sì, ti vediamo Bruno, siamo proprio qui, sopra di te. Saluta il drone! Ciao ragazzi! Dietro di me c'è uno dei primi edifici. A quanto pare ce ne sono molti qui. C'è molto da vedere. Ragazzi, finora tutto bene per ora. Forse dovremo provare a volare per controllare i dintorni. Bruno, per ora ci allontaniamo. Andiamo a ispezionare i dintorni. Ora sei da solo. Passo. Oh, cavolo, è sempre così. Entriamo nell'edificio. Santo cielo, guardate che enorme lastra. Sta per cadere. C'è tanta roba in rovina. Guardate laggiù. Guardate qui, ci sono enormi montagne di sabbia proprio sotto di noi. Erano come se fossero state usate per bloccare la strada a qualcuno. Come se bloccassero le vie per veicoli o impedissero a qualcuno di passare. Mi sembra che dietro queste montagne ci sia solo un edificio scuro. Ascolta Bruno, abbiamo fatto una ricognizione qui. Ci sono molti edifici in rovina, ma un paio sono ancora intatti. È come se qui si stesse combattendo una battaglia. È lontano da dove mi trovo? No, è la strada che hai percorso. C'è dell'altro, ragazzi, guardate. Sentite, perché non tornate indietro e mi tenete d'occhio? Sì, Bruno, ti vediamo, sì, sei lì con la giacca gialla. Ehi, c'era qualcuno, avete visto qualcuno? No, solo edifici in rovina, un paio sono intatti. C'era anche una specie di lago. Sentite, perché non ci andiamo insieme? Diamo un'occhiata più da vicino a questa zona. Ok, sto facendo atterrare il drone. Santo cielo, cosa succede? Piano, stiamo precipitando! Il drone sta precipitando! Cavolo, Safik, aspetta! Si è schiantato! Dite a Bruno che il drone è caduto! Bruno, abbiamo il drone precipitato, è come se il drone fosse stato abbattuto! Sì, l'ho visto, stava cadendo! Ora provo a trovarlo! Ok, ci siamo! Ecco il nostro drone! Beh, è più o meno intatto! Funzioni o no? Oh, cavolo, l'hai trovato? Sì, credo che stia ancora registrando! Il filmato si è salvato, possiamo mostrare a tutti che il drone è stato abbattuto. Pensi che sia stato abbattuto? E cosa pensi, è caduto da solo? La cosa più importante è aver trovato il drone, perché ci sono molti filmati memorizzati. Se lo avessimo perso, avremmo perso anche tanti video. Sarebbe stato disastroso. Cos'è questo? Oh mio Dio, guardate quell'impronta enorme! Sarà un 56 di scarpe! Chi è che ha le zampe grosse così? Sai, non sembra che sia Siren Head! Quelle di Siren Head sono più grandi! Queste tracce non finiscono qui! A quanto pare chi è passato di qui ha calpestato una specie di olio combustibile e si è sporcato le zampe! Ecco perché le impronte sono così nere! Queste tracce portano a questo edificio qui! Credo che dovremmo andare a controllare! Ma non voglio entrarci da solo! Guarda, l'ingresso c'è, ma è mezzo murato, vedi? C'è una ragione per questo! Diamo un'occhiata più da vicino. Davvero, ragazzi, guardate. È la prima volta che lo vedo in vita mia. A quanto pare qualcuno non voleva che nessuno entrasse in questo edificio, perché c'è un enorme vialetto per i camion che trasportavano chissà che cosa, e avevano quasi finito di costruire questo passaggio. Ebbene, chi lo ha fatto non ha avuto il tempo di finire il suo lavoro. E c'è un altro ingresso vicino che io e i ragazzi andremo a varcare. Mi chiedo cosa ci fosse prima qui. Non toccarla, forse una mano! Cosa? Beh, sembra un capannone, come se qui ci fosse un grosso macchinario! E quel buco laggiù, come se qualcuno ci fosse passato attraverso! Ragazzi, è davvero interessante laggiù, ma non capisco come entrare qui! Se non fosse per questo buco non saprei mai che c'è qualcosa lì! Ma per quanto riguarda il creatore di questo buco, è meglio preoccuparsi, perché forse il creatore di quel buco e colui che ha lasciato quelle impronte sono la stessa creatura! Ragazzi, venite qui da me, ci sono dei grandi corridoi! E tu come sei arrivato fin lì? Beh, andate fuori e fate il giro! Cos'è quella stanza buia? È così buia che non riesco a vedere niente! Ragazzi, guardate! Questo cubo di ferro! Non è soltanto di ferro, ma è anche enorme! Mi chiedo perché abbiano messo questo cubo qui! È identico da tutti i lati! Non è possibile, ragazzi! Guardate! Qualcuno è chiaramente uscito da lì! Ma perché tenere qualcuno in un cubo come questo? Dovremmo dare un'occhiata a cosa c'è dentro, eh? Ascolta! Ti strapperà la mano! Non è possibile, ragazzi, guardate qui! Questo è un like trasparente! Sembra che occorra riempirlo! Sembra un po' vuoto, ad essere onesti! Per favore, cliccate subito sul like!
sotto questo video per riempirlo in modo che diventi normale. Ora scendete sotto questo video e cliccate sul like e riempitelo. Ora un aspetto decisamente migliore. Oh ragazzi, guardate, l'ho rimesso sotto il video, lo vedete? Ragazzi, c'è della carta qui, fa paura, è coperta di sangue. È proprio accanto a questo cubo. Apri, Alina. Top secret. Ragazzi, top secret. Queste devono essere le foto di chiunque fosse stato rinchiuso in questo cubo. Guardate quanto è grande la sua bocca, una delle creature più spaventose che siano mai state ritrovate. Ci sono altri documenti qui. Forza, Safi, leggi quello che c'è. Nome, il timido. Questo significa che il timido è stato rinchiuso in questo cubo. Ma quanto doveva essere forte se è stato in grado di uscire e di bucare delle pareti di questo spessore? Condizioni speciali di contenimento SCP-096. Deve essere tenuto sempre nella sua cella. Cubo d'acciaio a tenuta stagna. Le misure sono di 5 metri. Ma guardate ragazzi, questo cubo non è chiaramente alto, è largo 5 metri. È logico che, visto che non è così grande come si legge nei documenti, lo abbiano rimpicciolito. Ecco perché il timido è riuscito a liberarsi da questo cubo, è semplicemente troppo piccolo per lui. Ispezioni settimanali obbligatorie per individuare eventuali crepe o fori. Sono severamente vietate le telecamere a circuito chiuso o i dispositivi ottici all'interno della cella SCP-096. Queste sono le istruzioni. Che altro c'è? Mi chiedo quanto sia pericoloso. Descrizione SCP-096: una creatura umanoide alta circa 2,5 metri. C'è scritto 2,38. È così grande? Ma davvero, il soggetto presenta una massa muscolare ridotta. Le braccia del timido misurano circa 1,5 metri ciascuna. E la sua pelle è in gran parte priva di pigmentazione. È completamente... Ragazzi, ci sono alcune parti che non posso leggere, perché evidentemente qualcuno ha provato a bruciarle. Non riesco a finirlo. C'è qualcos'altro? Di solito l'SCP-096 è estremamente calmo. Tuttavia, quando si vede il volto dell'SCP-096... E poi, cosa succede quando cercano di guardarlo in faccia? Se si guarda il timido, anche se si tratta di un filmato, di una fotografia o di qualcos'altro, il timido inizia a piangere, si copre il viso con le mani e corre immediatamente verso chi lo guarda. Succede 1 o 2 minuti dopo il primo sguardo. Sì, in 1 o 2 minuti, dice qui. Cioè, se guardi il timido, allora hai soltanto 2 minuti per metterti in salvo? Ma non puoi guardarlo. Capito ragazzi, quanto sono diversi questi mostri. Nel caso della scultura non si può assolutamente distogliere lo sguardo se guardate quella scultura. E nel caso del timido è meglio non guardarlo affatto. Questo è l'aspetto che dovrebbe avere, giusto? C'è scritto che non si può nemmeno guardare le immagini. Accidenti! Vedete, nasconde il viso quando la gente lo guarda. A quanto pare è per questo che l'hanno chiamato il timido, perché è davvero timido. Lasciate che questi documenti siano qui, non so voi, ma io penso che dobbiamo trovare dei militari che potrebbero nascondersi qui e scoprire tutto quello che sanno riguardo a questo timido e anche sulla scultura che ci sta seguendo. Cosa sono questi rumori? Amico, andiamo ragazzi! Forza ragazzi, veloce! Ragazze, venite qui! C'è un passo qui! Soltanto mi raccomando, fate attenzione, è un corridoio così lungo e buio che non credo valga la pena andarci! Qui ragazzi, guardate! Guardate ragazzi, qui c'è anche un secchio al posto del bagno, come se qualcuno vivesse qui. Questo posto è davvero occupato dai militari, ma fanno finta che sia stato abbandonato. In realtà è una base segreta di ricerca sui mostri. Voi stessi avete visto questo cubo, non può essere apparso dal nulla da solo. Ragazzi, guardate cosa c'è. Io mi sono appena accorto che è il colore dell'esercito. Nessun altro vernice gli edifici con questo colore. Io mi chiedo, cosa pensate? Oggi incontreremo questo tipo timido? Io non voglio incontrarlo. E allora che ci facciamo qui? Io voglio trovare questo timido e poi rimetterlo in questo cubo. Se un'intera base militare non è riuscita ad occuparsene, sei davvero sicuro? Noi possiamo farcela. Va bene, andiamo avanti, dai. Dove sono questi militari? Dobbiamo semplicemente trovarli e A, raccontargli della scultura che abbiamo incontrato nell'episodio precedente, e B, scoprire dove è andato il timido. C'è del sangue. Fantastico. Ragazzi, guardate! È il timido! Questo è l'SCP-096!
Anche se gli mancano le gambe. A quanto pare conducono al seminterrato. Quindi qui c'è un seminterrato e probabilmente è lì che si trovano i militari. Oh, guardate! Questa è una linea di trasmissione segreta. È così che usano le ricce trasmittenti. E questo filo va effettivamente nel seminterrato. Ragazzi, eccoci qui a smascherare i militari. Comunicano attraverso questo cavo che porta al tetto. Statemi a sentire. Pensate che possiamo seguire questo cavo e arrivare direttamente al comandante in carica? Voglio dire, questo cavo probabilmente porta al telefono del presidente della SCP. Ecco, provo a... Ragazzi, c'è un militare laggiù. Cosa è successo? Andiamo, andate via di qui o vi ucciderà. Perché diavolo è venuto dai, verso scappiamo, di me? Dai, andiamo, cenalina. Muoviti, sappi cosa dai. Vuol dire ci ucciderà. Va bene, andiamo. Dannazione. Sbrighiamoci. Sentite questi suoni? Giusto? E tu dove hai preso la da pistola? Da sotto il sedile di Bruno! Quindi andiamo, il corridoio è sicuro per ora! A quanto pare è il timido che sta facendo rumore, non guardiamolo! Guardate giù, tutti quanti! Andiamo piano e non guardiamolo, prendiamo le scale! Safik, tu segui Artyom, poi io e poi Alina! Ragazzi, stiamo attenti il più possibile. E anche tu, Alina, fai attenzione. Mi sembra di vedere le gambe del timido. È proprio davanti a me. L'importante è non guardarlo. Forse dobbiamo sparargli alle gambe. Senti, Artyom, credo che sia una cattiva idea. Credo che se ne sia andato. I suoi piedi non sono più davanti a me. Ma sento delle voci, come se ci fosse qualcuno. Queste voci sono vicine a te. Nella stanza accanto. Andiamo lì, se non è qui vicino. Domani è il compleanno di mio figlio. Posso, forse... Oh. Non lo vedo da un po'. Cosa vuoi? Procediamo con cautela, ragazzi. Vedi un'uscita lì? Sì, lì da qualche parte. Chi siete? Cosa ci fate qui? Siamo capitati qui per caso. Siamo stati attaccati anche noi da un mostro. Ragazzi, lì c'è il timido. Guardate in basso. Non guardatelo negli occhi. Ma è cieco. Ci hanno detto così i ricercatori. Sicuramente non è cieco. Non dovete assolutamente guardarlo, vi ucciderà. Abbiamo letto tutto nei documenti. Se lo guardi in faccia, diventa timido e ti aggredisce. Chi? Lui non possiamo guardare. Oh, basta! Inizia a lamentarsi, ragazzi! Abbiamo solo pochi minuti per uscire da qui! Fuori, torniamo indietro! E voi, militari, vi consiglio di andarvene anche voi! Ragazzi, c'è un'uscita! Andiamo da questa parte! Sono i militari che urlano! Sembra che stiano sparando! Avevo detto loro di non guardare negli occhi il timido! Andiamocene di qui! Forza, ragazzi, andiamocene da qui! Cavolo, c'è stata una gran bella sparatoria laggiù! Dannazione! Ragazzi, aspettate, il timido è lì! Dannazione, l'ho guardato! Perché l'hai guardato? Ehi, ragazzi! Sbrigatevi ad entrare! Ragazzi, è proprio quel militare! Andiamo da lui! Sbrigati! Se volete vivere, venite subito! Forza, Alina, vai tu per prima! Alina, fai attenzione, il tunnel è troppo profondo! Safik, andiamo! Va bene! Tocca a te, Artyom! Sto arrivando! Forza, sbrigatevi! Timido è sul punto di attaccare! Cavolo! Seguitemi, forza! No, devo trattenerlo!